Buongiorno a tutti. È un vero piacere e un'emozione dividere il palco con questo caro amico Luca Rubino. Raccontiamo due case history veramente agli antipodi. Credo che forse il fatturato che ho fatto in questi 5 anni non copra il costo di una delle loro auto. Vi prego poi di farmi notare se a un certo punto siete più interessati al lusso o alla realtà virtuale, in modo tale che accorcio la mia presentazione. Cercheremo di dividerci il tempo, ci divideremo anche le domande alla fine. Se avete domande, magari quando ho finito io, insomma, cerchiamo di gestircela abbastanza in freestyle. Allora, vado velocissimo. Io mi occupo di realtà virtuale dal 2014, ho sempre fatto prima mestieri nell'ambito della produzione video, regia, post-produzione, ho anche una casa di produzione che incomincia a fare cinema adesso. Dicevo, ho iniziato nel 2014 venendo da una gavetta da autodidatta, quindi ho imparato tutto quello che ho imparato forse per prove ed errori, tanti errori. E quindi per me è stato naturale quando, ricordo ancora, mi chiamò il mio socio dicendomi: guarda che ho visto una notizia che è nata una casa di produzione in Inghilterra che si occupa di realtà virtuale. E io ricordo che ho riaperto lo studio a Milano in via Mecenate e da solo, sono ritornato a Milano dalle vacanze e mi sono messo a fare esperimenti con tutte le videocamere, lenti, sensori che avevo in studio. Ho proprio srotolato, avete presente quei limbo bianchi che si usano per fare produzione video, e ho iniziato a separare l'area 360 intorno a me, mi sono messo a fare esperimenti su esperimenti e devo dire che insomma ho iniziato molto presto a trovare delle soluzioni efficaci e interessanti. Sono qui oggi, credo, perché appunto portiamo questa storia, c'è un momento in cui ci siamo incontrati, in cui abbiamo fatto delle produzioni insieme per Automobili Pininfarina. Dicevo, sono qui perché poi dopo quello che ho sviluppato negli anni mi ha portato ad aprire una società che oggi amministro e di cui mi occupo anche della direzione creativa con altre 10 persone. Siamo oltre i 250 progetti commerciali in Italia e all'estero, quindi una storia e un punto di vista interessante. Non so dove andremo a finire, ma sicuramente una storia, un'escalation interessante. Un'escalation interessante soprattutto perché è dal 2014 che ogni anno mi sento dire o leggo sui social e così via che è l'anno della realtà virtuale, l'anno in cui la realtà virtuale spaccherà, diventerà finalmente mainstream, tutti avranno un visore a casa. Non è successo, non vi tedio chiedendovi quanti di voi hanno usato la realtà virtuale e così via. Immagino che qui siate tutti abbastanza alfabetizzati a questo genere di cose. Io, come avrete intuito, occupandomi in passato di regia, continuo a occuparmi di fatto di audiovisivi nel mondo della realtà virtuale, quindi io parlo di realtà immersiva, faccio video 360, solo che li faccio in un modo veramente molto molto particolare. Quello che ho capito, spero, in questi anni è che è davvero molto molto importante nel controllo della produzione e ideazione di contenuti di questo tipo essere ben consci del dove, come e quando si usa la tecnologia, quale tecnologia, come la si usa, con che linguaggio. E un dato che vi do sin d'ora: parlavo prima di 250 progetti commerciali, sì, il 99% di quello che faccio oggi è di fatto un B2B. Ogni anno cerco di mettere delle produzioni che vadano sulle piattaforme internazionali, ma vi posso dare dei dati, se volete, sono drammatici, nel senso che l'adozione è interessante, ma produrre contenuti per un pubblico fuori, no? Cioè caricare i contenuti online e vedere che succede, oggi forse è meglio non farlo. Io ho una visione abbastanza chiara dei numeri, di cosa succede quando si fanno operazioni di questo tipo, e direi che dall'altra parte in questo momento non c'è ancora nessuno. Faccio due passi indietro e incomincio la mia presentazione. Allora, dicevo, faccio due passi indietro, vi racconterò un po' di case history, poi vi racconto un po' il linguaggio che io personalmente ho sviluppato e che insomma credo che sia una storia che per chi è interessato a nuovi media possa essere interessante. Parto da un progetto molto datato, 2015, in realtà è iniziato a produrre nel 2014, è Motion Project, un progetto fatto con Samsung. La tecnologia qui è embrionale. Per chi si occupa di realtà virtuale, magari tra di voi c'è qualcuno dagli inizi, riconoscerà, anzi in tutte le mie presentazioni potete riconoscere elementi di tecnologia o aziende che in questi 5 anni hanno avuto un apice, hanno raccolto magari fantastilioni, sono già falliti tutti quanti, è già finito tutto. Questo, dicevo, è un progetto girato... lascio parlare le immagini. Sono la mamma di Matteo, purtroppo è ricoverato qui in ospedale a Latina. Si sente la sua mancanza. Sapere che c'è quel letto vuoto e lui non è lì, penso sia un vuoto incolmabile. Quando non ci stanno, fai conto che non c'è niente.
Lo vedo un po' giù di morale perché comunque vorrebbe stare fuori con queste belle giornate. Il bambino che arriva in ospedale è un bambino che è terrorizzato. Qui tenete conto che ci sono bambini che stanno male, piangono. Ci sono stati 3 giorni e abbiamo sentito un pianto di un bambino 3 giorni di seguito e ti rende anche tristezza dentro. Abbiamo visto e dimostrato scientificamente che l'intervento sul bambino e non sulla malattia ci consente di avere un'empatia con il bambino che permette a noi di intervenire farmacologicamente senza creargli grossi traumi. Samsung Emotion Project ha permesso, utilizzando il Samsung Gear VR, di proiettare una realtà virtuale che consente di far giocare il bambino che è allettato, che non si può muovere, di uscire fuori dal quotidiano e dalle mura dell'ospedale. Queste esperienze sicuramente piacerebbero a quelli più piccoli, inadeguate a quelli più grandi. Anche agli adulti farebbe piacere farsi un giro. Se tu stai al parco divertimenti. Ora, questo caso è facile per certi versi, grazie. Dicevo, questo caso è facile, ricordo quando l'agenzia mi ha contattato, ho detto immediatamente di sì, ho fatto i salti mortali per risolvere tutti i problemi, credo che l'abbiamo girato e consegnato in una settimana, abbiamo iniziato le installazioni nell'ospedale, nella pediatria di Latina e poi il progetto è salito su in su fino al nord Italia. Considerate che il brand di riferimento in questo caso è Samsung, non so se c'è qualcuno di Samsung in sala, spero di no, io ho un ottimo rapporto con Samsung, ma devo dire che per esempio la realtà virtuale è già diventata super pop per Samsung, l'avete vista quasi tutte sulle pubblicità, no? questi struzzi che volavano col visore, e così come velocemente è uscita dai radar, con l'arrivo in pompa magna dell'Oculus Go e di una distribuzione finalmente matura da parte di Oculus, di Facebook, quindi di un hardware più stabile, tendenzialmente è uscito dai radar, dagli interessi, per cui per esempio io continuo a lavorarci, ma non è più l'interlocutore con cui andare a parlare probabilmente in questo momento. E cosa è successo? Allora, dicevo, il dove, il come, il quando. Sul quando vi ho già detto, per esempio, che dal mio punto di vista, forse quest'anno, io dal mio punto di vista posso dirvi che quest'anno sto iniziando a produrre contenuti che potrei definire B2C, cioè non posso dirvi dove, ma sto producendo contenuti che verranno distribuiti su importanti piattaforme VR. Sono sempre comunque, l'interlocutore è sempre comunque un'azienda, il contenuto quindi sostanzialmente viene poi dopo distribuito gratuitamente agli utenti, però incomincia ad esserci, non c'è più diciamo così il muro del organizzare un evento, creare una sala in un museo, organizzare uno spazio espositivo fuori da uno stadio. Oggi quello che faccio io è prevalentemente questo, organizzo produzioni, faccio l'ideazione creativa, sviluppo la produzione, e poi dopo sviluppo anche la parte di distribuzione, quindi ho un controllo un po' su tutte le fasi, ma quasi sempre la distribuzione, anzi sempre, è fatta in location,
oltre a qualche rarissima eccezione. Il cosa, veniamo al cosa, visto che dovrebbe essere una sala in cui si parla di linguaggio, spero siate interessati a questo. Io probabilmente sono stato avvantaggiato, nel senso che sono partito in un momento, ma siamo ancora in una fase assolutamente embrionale della tecnologia, quindi anche se partite oggi c'è ancora un sacco di tempo, secondo me. Quindi io sono partito probabilmente molto presto, per cui, avendo già una casa di produzione, essendo abbastanza nerd, ho avuto il tempo per sperimentare e per dedicarmi circa 2 anni, mentre producevo cose come queste, a sperimentare tutto quello che mi passava per la mente in associazione a questo tipo di tecnologie, quindi alle riprese immersive. Sempre, cioè per quanto abbia 2 figli, adesso ne aspetto un terzo, il sabato e la domenica andavo a fare test di ripresa i più assurdi, dalla chirurgia all'andare a cavallo e così via, ossessionato dall'idea di aggiungere un corpo alle storie, cioè riuscire sostanzialmente a utilizzare l'esperienza immersiva in realtà virtuale in modo che quando uno si mette un visore e si guarda intorno non si trova in un punto statico in mezzo al niente sostanzialmente, ma si trova effettivamente in una riproduzione che è la cosa più simile a quello che voi state vedendo in questo momento, cioè dal colletto in giù. In realtà con i nostri visori riuscite a vedervi anche il colletto della camicia, cosa che se provate a fare adesso non riuscite a fare, in stereoscopia, quindi senza mai cercare degli escamotage, dei trucchi. Stereoscopia vuol dire che quando si usa un visore, un banalissimo visore come questo, ha senso utilizzare un visore come questo nel momento in cui c'è la visione bifocale, quindi ci sono 2 video, e la stereoscopia è la parte complicata in questo tipo di produzioni. Io mi sono appassionato alla soluzione tecnica per poi ritornare ad appassionarmi al linguaggio. Il caso che vi presento qui, per esempio, è un progetto del 2016. Ricordo che mi avevano invitato quelli di Samsung a parlare a un evento, il primo VR meeting di Samsung a Milano, e nella sala c'erano delle persone di Danone che dissero: questa cosa ci interessa. Era veramente molto sperimentale, perché ricordo che ho presentato, sì, forse avevo fatto un progetto con Cari Parma e la nazionale di rugby, quindi non ero proprio alle prime armi, però insomma non avevo ancora un linguaggio in mano, e mi invitarono a provare a tradurre lo spot internazionale di Danone Activia, che probabilmente tutti voi, mi dispiace, avrete visto, quello in cui c'è una signora che ha un po' di mal di stomaco, poi si tuffa in una piscina, ci sono dei violinisti che suonano in slow motion e così via. E quello che abbiamo fatto in questo caso è stato un lavoro molto interessante di storyboard. La semplificazione, allora, poi vi do alcuni elementi che per me sono proprio le regole chiave per poter, per me almeno oggi, produrre contenuti, ma partendo dal presupposto che uno spot ha la durata giusta per un media televisivo, quindi classico 30 secondi e ora si va ancora più a ridurre, quello che abbiamo fatto nel raccontare questa storia è stato sintetizzare in 6 inquadrature, mantenendo sempre l'orizzonte nella stessa posizione, per cui ci sono tagli di montaggio fra una scena e l'altra per ricostruire la storia, l'emozione della storia, fino a provare il prodotto, per cui l'utente alla fine si trova nel corpo di una modella in bikini mentre sta per infilarsi il cucchiaio in bocca. E è stato un successo perché il direttore comunicazione di Danone ha aperto la bocca di fronte a tutti in presentazione, quindi nessuna modifica, approvato, partito in tour. Dicevo, alcune delle sfide sono state, per esempio, il fatto di, vi stavo dicendo prima che la prima produzione che ho fatto commerciale è stata nel rugby, quindi con tutta la nazionale di rugby, ho fatto io dei test prima, sono arrivato con un rugbista amatoriale, quindi ho montato tutta l'attrezzatura che avevo sviluppato in 2 anni su un omone di 100 e rotti chili. Tutto questo, farlo con una mood patinato da pubblicità, su una modella filiforme in bikini mentre interagisce con un'altra modella, entrando in acqua piuttosto che essendo seduta, è stato decisamente più complicato. Ha funzionato, vi faccio vedere qui un brevissimo video di presentazione. Diciamo che, siccome mi dicono che ho 2 minuti, vorrei darvi un po' di elementi interessanti, non soltanto farvi vedere dei video. Che cosa ho imparato in questi
più o meno 5 anni di produzioni continue, perché se fate i conti 250 progetti, di cui alcuni con decine e decine di contenuti, vuol dire che non ho fatto altro che girare e post produrre contenuti tutti i giorni. Utilizzando per esempio questa tecnica narrativa della soggettiva, che altro non è, ripeto, che la possibilità di aggiungere un corpo ed arrivare molto vicini. Molto vicini vuol dire che noi arriviamo a 10 centimetri dall'interlocutore, che va a risolvere un problema che spesso è, vi troverete se vi capita di interagire con progetti in realtà virtuale, c'è una grande, spesso vengono messi in competizione realtà virtuale e realtà aumentata. La realtà virtuale è un'esperienza solitaria, si dice, non c'è condivisione, mentre invece in realtà aumentata possiamo condividere con gli altri. Ecco, portando l'utente a incontrare un'altra persona, che può essere il calciatore, che può essere un'attrice, un attore all'interno di una storia, e portandoli così vicino, devo ammettere che la sensazione di incontrare qualcun altro per un po' di tempo è un artefatto, ma c'è. Spesso quando incontriamo delle persone non ci diciamo delle cose così rilevanti. Quindi devo dire che in questo caso per me, ecco, il fattore distintivo è quando riesco a leggere l'iride, e poi da lì in poi incomincia il mestiere del regista, perché quando ti trovi di fronte a un'altra persona in stereoscopia a questa distanza, recitare è molto diverso. Questo è il motivo per cui io purtroppo ancora oggi faccio l'80-90% delle scene, è il mio corpo. Se vi capiterà di vedere esperienze in giro girate con questa tecnica, sappiatelo. Dicevo quindi alcune regole che ho imparato. La possibilità di aggiungere la soggettiva permette di dire chi sono, quindi ogni volta che costruisco una storia, che sia per un brand, che sia per un museo, la prima domanda è questa: se andate a Venezia c'è il Museo Casanova, c'è un'esperienza che ho girato per loro, 7 minuti, in cui ci si trova ad essere Casanova, quindi non saprete mai qual è la faccia, perché è il vostro punto di vista. La seconda regola che ho segnato qui è il fatto di che ci sia molta interazione. Non sono contenuti interattivi, è vero, sono soltanto dei video, ci si può solo guardare intorno, ma il mestiere del regista in questo caso, dello storyteller, è quello di aggiungere tantissime interazioni. Se vi capitasse appunto di andare, allo Stadio Olimpico, c'è un'esperienza, sono due esperienze che ho girato per la Roma, e vi troverete a, per esempio, giocare con la palla piuttosto che interagire con Totti e berci un caffè e così via. Go short, che è la regola che devo rispettare anche adesso perché devo chiudere, è quello che vi stavo dicendo prima: per quanto siano sempre più ergonomici, sempre più leggeri, sempre più ad alta risoluzione, resta sempre il fatto che siamo molto lontani da delle lenti a contatto non fastidiose, ed è tutto bello. Cioè, è veramente una regola d'oro pensare che ogni secondo, anche gratuito, anche non pagando, ma ogni secondo che l'utente ci mette a disposizione tenendo un visore in testa è un secondo che ci sta regalando, quindi è importante che ci sia qualcosa di davvero pregnante. Una tecnica di questo tipo aiuta, perché è più facile quando fai vedere un parco giochi a un bambino emozionare. Sì, torno oggi da Bruxelles, dove abbiamo presentato un viaggio in Sudan, girato tutto in soggettiva, con spesso informazioni tecniche, incontri con le controparti del Ministero Affari Esteri su alcune dinamiche molto tecniche. Mi capitava di vedere persone che dopo 12 minuti di esperienza si toglievano il visore e avevano le lacrime agli occhi. E riuscire a mantenere un livello di entertaining e emozionare non è semplice. Se c'è consapevolezza rispetto al media, cioè l'opportunità che una visione stereoscopica anche molto ravvicinata può dare, non è una cosa da poco. È come dire riuscire ad avere un primissimo piano nel cinema, cosa che purtroppo nel VR non c'è stato per troppo tempo. E controllo della distribuzione. Controllo della distribuzione, ripeto, è fondamentale. Essere consapevoli del target, a chi si sta parlando. Adesso, per dirvi soltanto quest'anno, il nostro cliente principale è uno dei più importanti brand di moda italiani all'estero, e per me è sorprendente pensare che stiamo mettendo i contenuti nei negozi e soprattutto nei luoghi più Shanghai, Tokyo, Hong Kong, quindi su un target alto spendente, molto complicato, donna truccata, parruccata, che si mette in testa un visore di questo tipo. Quando il contenuto è studiato ad arte e viene presentato nel modo giusto e così via, funziona. Adesso lascio la parola a Luca, perché non voglio rubargli troppo tempo, poi in caso sono qui se ci sono domande con molto piacere. Ho due visori, quindi se qualcuno volesse dopo provare 2 minuti di demo sono a disposizione. Grazie. Ok, ciao a tutti, grazie mille per essere qua. Volevo iniziare con una domanda: quanti di voi conoscono Pininfarina? Potete alzare la mano?
Pazzesco, grandioso. Ok, allora vi dico un po' qualcosa su di me. Innanzitutto scusate, io vivo fuori all'Italia da 9 anni, ho studiato in Scozia e dopo in America, quindi il mio italiano non è più quello di una volta, quindi mentre parlerò ogni 2 o 3 parole lancerò qualche, sicuramente dirò qualche parola in inglese. Sono Luca Rubino, quest'anno sono stato nominato Forbes Under 30 nella categoria Marketing and Advertising nei top 5 Italian Marketers. Ho una mia startup, mi occupo, ho creato questa azienda quando ero ancora in college, faccio gioielli utilizzando stampanti 3D, questo mi consente di far sì che il cliente possa scegliere il design e vederlo prima di creare il gioiello e fare tutte le modifiche che vuole. Quindi ho studiato in Scozia, dopo la laurea mi sono trasferito in San Francisco perché volevo avvicinarmi ancora di più al mondo della tecnologia. Ho lavorato e vissuto 2 anni a San Francisco, nella Silicon Valley. Durante una vacanza completamente random in Germania ho conosciuto l'ex CEO di Audi che stava lavorando a un bellissimo progetto che era appunto automobili Pininfarina. Non so se voi sapete che Pininfarina nel 2015 è stata acquisita dal gruppo Mahindra, che è un gruppo che possiede più di 110 aziende con un turnover annuale di 20 milioni. Il gruppo ha acquisito Pininfarina, risanato diciamo quello che era la situazione finanziaria, e poi avendo un brand così forte, così leggendario, ha pensato di creare per la prima volta un'azienda, quella che noi chiamiamo una sister company, quindi un'altra entità legale che andasse a sviluppare il primo modello di macchina di hypercar, quindi stiamo parlando un price tag di 2.5 milioni di dollari, con il badge Pininfarina non più nel lato come in una Ferrari o una Rolls Royce, tante delle macchine disegnate a Pininfarina, ma davanti. Questa macchina l'abbiamo chiamata Battista in onore del fondatore Battista Pininfarina, che non tanti conoscono, ma in realtà era un genio, è quello che ha creato tutto partendo da una piccola carrozzeria a Torino. Quindi abbiamo preso un investimento di circa 500 milioni per fare questo progetto. Quando sono entrato eravamo 4, quindi un piccolo ufficio, 4 persone lavoravamo. Adesso siamo circa 80, più abbiamo 2 uffici, uno in Italia, a Torino, uno in Germania, a Monaco, e stiamo per lanciare il 3rd quarter in America. Naturalmente la sfida più grande che avevamo creando questo brand è che Pininfarina è stata per secoli, 89 anni, un'azienda B2B, cioè loro quello che vendono è il design ad altre aziende di automotive, ma non solo in realtà, perché fanno anche bellissimi progetti di costruzioni, di yacht, di jet, eccetera, eccetera. Quindi questa era una sfida abbastanza grossa. In più c'era la sfida dell'elettrico, la nostra macchina sarà elettrica, abbiamo deciso di andare con l'elettrico perché dopo diciamo, un periodo di studi ci siamo resi conto che c'è un forte trend nell'automotive, nell'andare nell'elettrico per una serie di motivi di inquinamento, di regolamentazioni dei governi, eccetera, eccetera. E in più c'è una sfida che per me è enorme, tornare alla Silicon Valley e convincere un po' tutti questi executive dell'automotive che il modello digital funziona, che tramite campagne online tu puoi vendere una macchina di 2,5 milioni. Quando all'inizio io ho detto al mio CEO noi venderemo questa macchina online, diciamo mi hanno guardato un po' tutti come dire vabbè ok, stai calmo, cioè non funziona così su questo ambito qua, specialmente su una macchina di questo calibro qua. Allora cosa ho fatto? Ho messo un piano insieme per creare delle campagne basate tutto su principalmente 3 principi. Heritage, cioè la storia di Pininfarina, che è una storia leggendaria, design, la bellezza del design Pininfarina, e collaborazioni con artisti moderni che di fatto ci avrebbero avvicinato molto di più al mondo social, dato che abbiamo scoperto che un sacco di collectors, un sacco di ultra network individuals, quindi gente con capitale di più di 30 milioni, è su Instagram e se hanno macchine da collezione le guidano, lo fanno vedere e sono molto attivi sui social media. Poi ho creato quello che io chiamo un content pod, cioè ho messo insieme una serie di
persone che una volta creati questi contenuti l'avrebbero distribuiti e si sarebbero occupati appunto di diciamo amplificare i nostri messaggi, perché come diceva Guido poco fa, se tu crei un contenuto e poi non lo vede nessuno, diciamo non ha tanto senso. Poi abbiamo inserito una serie di live streaming, quindi abbiamo incominciato a fare uno streaming sui social agli eventi, così che le persone che non potevano essere lì potevano comunque partecipare. Il tutto accompagnato da una solida strategy di media buying, che vuol dire advertising, campagne online su Facebook, Google, Instagram, eccetera. E questo, secondo la mia opinione iniziale, avrebbe diciamo creato una demand per la Battista, che si può ottenere solamente cliccando un pulsante sul nostro sito e diciamo riempendo un form dove bisogna dare determinate informazioni e poi viene valutato, dato che ci sono solamente 150 macchine. Allora, partiamo, non mi voglio troppo soffermare sui video perché voglio arrivare poi ai risultati, quindi vi faccio vedere solamente qualche secondo, però partiamo da Heritage, quindi abbiamo fatto una produzione come questa dove abbiamo fatto vedere gli anni diciamo di Pininfarina. I want to tell you a story about innovation. In 1959, my grandfather was asked by President Eisenhower at the White House. He was asked, what about the car of the future? And he said, in 1959, as long as there will be combustion engines, there will not be great evolution in the car. It will be step-by-step evolution of the technology. When there will be the change, that will be a matter of our children. So our children will tackle the real innovation. And he said this in 1959, and I was born in 1958. The car that we are introducing is the realization of a dream. Mi fermo qua, questo per farvi capire il tipo del contenuto, quindi cosa volevo fare qua, volevo educare tutti quelli che sono i non italiani e fargli capire chi è Pininfarina, cosa ha fatto Pininfarina prima di arrivare alla Battista. Qualcuno di voi ha visto la Battista? No, perfetto, allora ve la faccio vedere con questo contenuto qua, che no, che esprime quello che è, diciamo, perché non funziona? No, non è quello, è questo qua. Some fear the future, worried about the unknown, apprehensive at the thought of the unavoidable. Others embrace their past and use it to propel themselves forward in time, obtaining the absolute equilibrium of extremes to deliver unheard of design and performance. Carrying along the way a name that has been echoed throughout supercar history and now adorns the face of a hypercar dream turned reality. Poi, per fare qualcosa di più innovativo, diciamo per avvicinarci di più a quello che è il futuro cliente, dato che molti collezionisti se non comprano una macchina elettrica per principio, perché vogliono il rombo del motore, perché non credono ancora nella sostenibilità e per una serie di motivi. Abbiamo fatto una collaborazione con Oren Pure facendo questo filmato a New York. Quello che abbiamo fatto è abbiamo creato questo contenuto in collaborazione con Oren Pure, che è un DJ, per chi non la conoscesse, e in modo del tutto illegale abbiamo guidato la macchina a New York alle 4 del mattino per incominciare a fare vedere, no, che il progetto si sta muovendo, che la macchina prendeva forma
e insomma tutto questo qui. Quando parlo di pod, noi una delle prime cose che ho fatto quando ho iniziato a lavorare ad Automobili Pininfarina è creare un sistema costruito attorno al cliente. L'ho fatto dall'inizio perché accumulando data sicuramente hai una sfida in più in futuro, che è quella di gestire migliaia e migliaia di dati, cosa che non hai se crei il sistema da subito. Allora, attraverso Salesforce noi facciamo tante cose, dall'after sales, quindi gestire la comunicazione col cliente, vi farò vedere qualcosa dopo, al semplice condividere contenuti, quindi qualsiasi contenuto noi creiamo lo condividiamo in tempo reale con il nostro shareholder, con Mahindra, con Pininfarina, con tutti gli impiegati, quindi abbiamo tanti impiegati che quando esce un contenuto ripostano anche sui loro canali. I nostri canali sono diciamo gestiti in modo del tutto organico, non abbiamo mai comprato followers o roba del genere. E un'altra diciamo novità che ho introdotto è quella di fare campagne con micro e macro influencers, quindi io ho selezionato influencers che vanno da luxury, automotive, specializzati diciamo nel campo, nell'ambito delle macchine elettriche, nel lusso, nel lifestyle. Questo perché è importante avere come target non solo l'audience diciamo dei fanatici delle hypercar, delle macchine sportive, ma c'è tantissima gente che si può permettere la nostra macchina che magari è in un ambito diverso, nell'architettura, nelle costruzioni, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo selezionato questi micro e macro influencer e ogni volta che creavamo dei contenuti loro li ripostavano nei loro canali o, ancora meglio, creavamo dei contenuti con loro direttamente. Andiamo un po' ai risultati per farvi capire cosa è successo, perché dal tu sei completamente fuori di testa, questa macchina non la venderemo mai online, questi sono i risultati che abbiamo raggiunto a Ginevra. Come ben sapete, al Motor Show di Ginevra ci sono tutti diciamo i principali costruttori che presentano i nuovi progetti. Noi tenete in considerazione che abbiamo probabilmente un decimo del budget di Ferrari, Bugatti, Koenigsegg, eccetera, eccetera. Nonostante questo, siamo stati tra secondo e terzo brand che ha raggiunto i risultati migliori nell'online. Quindi, a parte Bugatti, che ci ha distaccato di brutto, ci stiamo ancora lavorando, siamo riusciti a ottenere con un account, pensate, di 90.000 followers cresciuti in un anno e quattro mesi, siamo riusciti a ricevere risultati migliori di aziende come Ferrari, che hanno un follower base di 15 milioni di followers, Koenigsegg, Aston Martin, BMW, Maserati, eccetera, eccetera. Quindi non solo per le mention, quindi quante persone hanno parlato di noi, ma ancora più interessante l'engagement. Nella mia opinione non c'è assolutamente motivo di orgoglio nel avere tanti followers che poi non hanno assolutamente nessun engagement. L'altra volta ho visto una news, per esempio, di Lamborghini su LinkedIn, dove annunciavano che avevano raggiunto 20 milioni di followers. Eppure l'engagement rate è molto basso, quindi il mio focus era quello di creare contenuti che dessero la possibilità, l'opportunità alla gente di avere un approccio diretto con noi e entrare in contatto, poter commentare, creare discussioni. Parlando delle altre tools che abbiamo sviluppato, questa è per esempio una customer app sviluppata sul sistema Salesforce, quindi collegata al sistema marketing e Sales Cloud, che consente al cliente di avere un approccio super diretto con noi. Se vedete qua potete identificare delle funzioni che sono per esempio in the news, quindi il cliente può vedere quali sono le ultime news su Pininfarina e sullo sviluppo della macchina. C'è una molto importante che si chiama Your Journey, quindi il cliente può vedere quanti soldi ha già pagato. Il sistema vendite funziona che loro vedono la macchina, pagano un deposito, si continua con lo sviluppo della macchina, se poi vogliono confermare la macchina c'è un altro deposito e il pagamento finale. Quindi questo gli consente di accedere a documenti privati
è di ricevere reminders, come voi ricevete le notification, hai ancora 1.400.000 da pagare, quindi insomma datti da fare, perché bisogna saldare il conto. E poi un'altra cosa abbastanza interessante, che mentre di solito diciamo automotive brand di un certo livello sono abbastanza distaccati dal cliente, noi essendo comunque un brand sì con 89 anni di storia, ma che stava facendo un prodotto molto innovativo e stava passando da B2B a B2C, abbiamo pensato di intromettere una funzione che è quella di contattarci direttamente, quindi loro possono selezionare un'area di interesse. Voglio parlare con lo chief technical officer, voglio parlare con lo chief design officer, e attraverso l'app possono direttamente fare una chiamata, un FaceTime con i nostri executive, quindi contatto molto diretto. In più abbiamo creato delle tools, diciamo degli strumenti per aiutare i nostri retailer, per aiutare i nostri concessionari a diciamo supportare le vendite, quindi attraverso l'Inspirator, che è un'app che gli permette di fare vedere la macchina nonostante non abbiamo ancora la macchina fisica, per esempio in un concessionario dell'Arizona. È un retailer portal, che è un sistema di back-end che gli consente di accedere in real time a contenuti appena rilasciati. Per chiudere, queste sono diciamo statistiche che abbiamo raggiunto in un anno e sei mesi, che sono abbastanza dalle quali io sono abbastanza contento. Tutto questo sistema qua che vi ho appena spiegato, dall'inizio del progetto alla fine, ha generato un numero di application che sono già di più del numero totale delle macchine che abbiamo in vendita. Quindi abbiamo 150 macchine, le application ricevute online, quindi tramite Instagram, Facebook, Google, che poi hanno portato il cliente a riempire il form, sono state 244, e i numeri della crescita li avete lì, se avete domande le potete chiedere dopo. E di queste 244 application, purtroppo non posso condividere quante si sono convertite poi in vendite, però vi posso dire che il numero è stato sicuramente incoraggiante e ha sicuramente motivato il top management per continuare a investire in un programma digital. E tra queste vendite c'è tra l'altro un famosissimo giocatore di basket, ex giocatore di basket, che ha comprato la macchina su Instagram, quindi di fatto i social funzionano anche su un prodotto a 2.500.000. E se avete domande o me le fate adesso o parliamo dopo, grazie a tutti ragazzi. Velocissima, la quotazione della macchina online era la medesima che avrebbero trovato in concessionario o c'era un'eventuale scontistica promessa? Non ho sentito, se la quotazione della macchina la quotazione della macchina online aveva la medesima quotazione rispetto a quella che avrebbero trovato in concessionario o aveva una scontistica prevista? No, la quotazione è sempre la stessa. Noi online non mettiamo il prezzo della macchina, il prezzo della macchina si trova perché attraverso varie press release e comunicati stampa che abbiamo fatto è possibile sapere quanto costa, però una volta che il cliente compila l'application form, a quel punto lì viene informato del prezzo della macchina, perché di solito questo è già un filtro abbastanza grosso. Grazie.